La situazione del Covid alla luce della nuova variante Omicron 5, ne ha parlato il professor Fabrizio Pregliasco a margine del convegno di cardiologia che si è svolto a Pescara. Il docente dell'Università Statale di Milano si è soffermato sulla variante, definendola più contagiosa, ma tutto sommato più buona. Dunque non si esclude che ci siano maggiori contagi. Siamo in una situazione di transizione tra la pandemia e l'andamento endemico. Ma dire endemia non vuol dire aver archiviato tutto quello che c'è da fare anche nel prossimo futuro per mantenere una convivenza civile con questo virus. Tant'è che Omicron 5, la nuova variante in Portogallo, ci preoccupa un po' e potrebbe anticipare quello che temiamo sarà un po' un rialzo nel prossimo futuro dei casi. Ma è una variante più patogena, più contagiosa cosa? Il virus in qualche modo si sta evolvendo per essere più efficace nel suo sporco mestiere, cioè diffondersi sempre di più. E questo virus ha una capacità ancora maggiore delle ultime varianti ed è contagioso ancora di più del morbillo e la varicella. Sembra essere un po' più buono, tra virgolette, quindi determinare una patogenicità inferiore. Tutto questo è sicuramente importante per noi perché vorrà dire che non ci saranno più quegli effetti così pesanti sulla salute. Ma questi effetti meno pesanti li dobbiamo alla grande quota di vaccinati e spero nel futuro anche a un utilizzo maggiore dei farmaci antivirali per uso orale che possono evitare nei soggetti fragili gli effetti più pesanti. Professore, dal 15 ci sarà un ulteriore allentamento delle misure restrittive, per esempio le mascherine. Lei cosa ne pensa? Io credo che bisogna essere responsabili e con buon senso, al di là della giusta, desiderata, necessaria, insomma, maggiore libertà, però rimaniamo attenti. Il lavaggio delle mani frequenti ci serve anche per altre patologie, manteniamo questa abitudine positiva. Ma le mascherine, usiamole come gli occhiali da sole, nelle situazioni in cui c'è un affollamento e soprattutto se siamo soggetti fragili o soggetti che assistono persone fragili. È impossibile fare previsioni, lo sappiamo, con questo tipo di virus, ma in autunno cosa si potrebbe prospettare? Noi pensiamo che il virus rimarrà endemico, ma rimarrà con andamenti ciclici e più volte ho cercato di descrivere con la metafora delle onde nel sasso di uno stagno, quindi con onde che ci terranno compagnia, con andamenti più ampi durante le fasi più facilitanti il virus, quindi l'inverno, gli sbalzi termici, lo stare più in ambienti chiusi e poi dall'insorgenza di altre ulteriori variabili. Speriamo che non emerga una variante più cattiva e questo potrebbe creare di nuovo problematiche, però la tendenza è, riteniamo, di un, come dire, maggior sempre adattamento del virus all'uomo e quindi in questo senso minori effetti sulla salute. Io credo che la prossima stagione invernale vedrà una campagna vaccinale simile a quella dell'influenza per il Covid, quindi una vaccinazione raccomandata, soprattutto ai soggetti fragili, con un vaccino tra l'altro bivalente, ci sono studi in corso, un vaccino che contiene il virus di Wuhan e l'Omicron per massimizzare la risposta. Io credo che non si debba parlare di quarta, quinta, sesta dose, ma di vaccinazione periodica per mantenere la capacità di reazione dell'organismo, perché bisogna ribadirlo, i vaccini sono sicuri, pochi effetti collaterali, ma hanno dimostrato di far sì che non ci fossero effetti pesanti sulla salute.